Mark, prego, si accomodi. Qui. Wow. Lo osservi attentamente. Se lo ricorda. Sì. Questo è di Helga, è il suo. Lo prenda. Si concentri. Cerchi di eliminare ogni altro pensiero dalla sua mente. Si rilassi. Ritorni a quella sera. Helga era sul palco. Stava parlando con lei. Ricordi, Mark. Pensi a Helga. Sì. Ricordo. La vedo. Rimasto impressionato dalle sue facoltà. Era riuscita ad entrare nella mia mente. Poi ha gridato. Sì, un urlo lacerante. Sentiva come una lama dentro di sé. Diceva di essere entrata in contatto con una mente perversa. Sentiva come una musica, una filastrocca infantile. Un bambino che gridava. Poi ha parlato di un delitto. Sì, un delitto che era successo in una villa, ma tutto era stato nascosto e dimenticato per sempre. È andata verso il proscenio, ha indicato e ha detto: tu hai ucciso, sì, tu l'hai fatto, hai ucciso e sento che vuoi uccidere ancora. E lo ha fatto, non capite? L'ha uccisa. L'assassino era tra il pubblico e lei l'aveva riconosciuto. Era buio, ho visto come un'ombra che si allontanava. Quella sera Helga aveva percepito una presenza negativa, probabilmente quella di uno spettatore che aveva commesso un delitto restato impunito. Leggendo nella sua mente, ha visto quelle immagini di morte e di terrore. Nessuno poteva capirne il senso, tranne l'assassino, naturalmente. Sono convinto che si tratti di uno psicopatico. Le parole della Ullman hanno risvegliato in lui ricordi ormai sepolti e con essi una irrefrenabile furia omicida. Sentendosi scoperto, è stato colto da Raptus. Si è alzato. Ha percorso quel corridoio, ha raggiunto i camerini con lo scopo di sbarazzarsi dell'unica persona che poteva smascherarlo. Ha afferrato un'accetta come questa, si è avvicinato alle spalle della poveretta, ha alzato l'arma e ha colpito! Oh mio, che disastro! Mamma! Oh, che disastro! Ci hai fatto prendere uno spavento! Adesso io vi ho messo paura. Mi scusi, è colpa mia, io non volevo spaventarla. E invece ci è riuscito. Vi ho visti arrivare, volevo portarvi qualcosa da bere. Ma lei chi è? Sono il professor Giordani. Ah, insegna a scuola? No, sono un medico, uno psichiatra. Davvero, è interessante. E non ha paura a stare in mezzo ai matti? Ormai ci sono abituato. E cosa ci fa con quell'accetta in mano? Ah, sì, certo, scusi. Non è per caso che è un po' matto anche lei, vero? Ti sei persa una scena degna dei tuoi vecchi spettacoli. Stavamo ricostruendo gli avvenimenti della sera in cui hanno ammazzato quella poveretta. Ah, che cosa orribile. Ero al guardaroba o all'ingresso. Adesso non mi ricordo. Oh, ma non ti preoccupare. Puoi sempre rilassarti, toccare qualche oggetto, andare con la mente. Carola, vogliamo smettere di scherzare? Il professore ha scoperto indizi importanti. Tu li chiami indizi, parole senza senso. E anche se ne avessero, non farebbero avanzare le indagini di un millimetro. Carlo ha ragione. Con tutte le persone che erano in sala, che elementi abbiamo per identificarlo? Beh, intanto abbiamo una villa. Una filastrocca, un bambino che urla, soltanto che sembrano immagini di un rebus. In effetti abbiamo fatto un passo avanti, ma siamo a un punto morto. Aspetti. Non abbiamo sentito lei. Io? E che c'entro? No, volevo dire l'altra persona che era qui seduta quella sera. Come si chiama? La professoressa? Righetti. Esatto. Perché non la chiamiamo? Magari lei ha visto qualcosa che a noi è sfuggito. Non penso, ma si può sempre tentare. Potrei invitarla nel mio studio.
Le dica questa sera stessa. Sempre un po' restia a uscire, abita fuori città. Non c'è problema, ci vado io. Mi sembra un'ottima idea. Abita sulla statale 36, al numero 208, non può sbagliare. Perfetto. Più tardi la chiamo, le faccio sapere. Ehi, ehi, e le prove del concerto? Noi abbiamo finito. Senti, questa storia mi ha preso e voglio arrivare fino in fondo. Va bene, vado avanti io con le prove, ma poi non ti lamentare. Ehi, guarda che io mi fido di te. Sei o non sei il più grande arrangiatore che conosca? Beh, questo puoi dirlo forte. Aspetta, Mark.